Marco, hai mai giocato a Dadi per Gentiluomini? È un gioco particolare per il quale, guarda, qui ho già messo, ho una previsione, ho previsto il risultato finale del gioco tra me e te, Ok. ok? E la lascio qui. E qui ci sono sei dadi particolari, colorati, ma senza punti. Vedi? Sono Sì, così, senza sì, punti. sì, sì. E lui dice, com'è che si gioca? Si basa sull'immaginazione. Cioè, io lancio un dado, tu ne lanci un altro, ognuno in base alla propria immaginazione dice che numero ha il suo dado e gli altri ci devono credere, per questo che si chiama tra gentiluomini, perché un vero gentiluomo dice sempre la verità, ok? Infatti, va bene. Però bisogna anche sapere quali sono i dadi che funzionano meglio, perché hanno delle caratteristiche diverse, anche in base al colore. Ad esempio, scegli tu, decidi tu quale vuoi tra questi due dadi, il blu, ok? Verde. Ah, per te verde. Per me è verde. Ok, adesso tu lancia il blu, che numero fai? 6, ho vinto io. Vabbè, ti devi fidare. Ok, Va bene. facciamolo così adesso. Facciamolo con due dadi. Ok, adesso tiro io prima, Sì. perché così ho vantaggio. 12, vedi? 6 e 6. Tira tu. 20. No. No. Facciamo 7. 7? Ho vinto ancora io. Mi sa che non hai ancora capito bene come funziona. Guarda, rimangono questi due. Vediamo. 6, 6, 6, 18. E tu? Anch'io 6, 6, 6, 18. Vedi, hai imparato. Però io qui avevo previsto il risultato finale. Guarda, c'è scritto. Mettiamola così. Caro giocatore o giocatrice, grazie per aver partecipato al gioco Dadi per Gentiluomini. So che non hai vinto, vedi, l'avevo previsto. Ma forse hai pareggiato, vedi, ho previsto anche quello. Il che non è male per essere la tua prima volta, ma ciò che importa è che per tutto il tempo hai scelto i dadi per entrambi e curiosamente il risultato del lancio finale è quello che si verifica sempre quando io ho i dadi bianco, verde e giallo No. e tu hai i dadi blu, rosso e nero. Bello. Dadi per gentiluomini. Sì, infatti.